fuori da questa giornata. Asser, sei già, siamo a posto, siamo già operativi. E allora, a te lascio il microfono. Allora, rubrica stop and go qua direttamente dal paddock. Oggi vogliamo darvi qualcosa di particolare. Appena scesi dalla moto, raccontare le vostre piccole emozioni. I primi tre li fermeremo tutti, poi vediamo come riusciamo a organizzarci. Allora Massimo, partiamo da te, perché sicuramente sei stato leader fino alla fine del giro, dopodiché Andrea ci ha messo lo zampino, giusto? Asser, così mi sa che è troppo basso. Allora Massimo, raccontaci un attimino velocissimamente in due parole la tua gara. Tira su. No Asser, se non lo tiri giù non va bene. Allora, abbiamo già sulle prime immagini, ma comunque no, vai tranquillo, fammi sentire lui. Pronto. Eccolo qua, ci siamo, lascialo così. Allora Massimo, velocissimamente la tua gara, gara 1. Ho provato ad andare via, non sono riuscito, e poi ma di nuovo in finale. Okay. È già la seconda volta. Io ho detto esclusivamente che avrei voluto vederti davanti in gara 1, è un pezzo che ci stai provando a vincere con la tua gara di casa, però diamo al volo il microfono ad Andrea Monticelli, poi eventualmente la gara 2 racconteremo tutti insieme. Tua gara in gran rimonta. È stata una gara difficilissima perché ho fatto una partenza veramente brutta, come lui d'altronde. E mi sa che ci guardavamo in faccia perché il semaforo lo guardavamo. E comunque è stata una gara di rimonta, è stata difficilissima e come al solito lui si conferma un grandissimo avversario. Benissimo, allora abbiamo visto che hai avuto qualche problema in partenza, Massimo, questo l'ho visto. Allora, Alex, la tua gara, la racconti velocemente, sei partito anche tu un po' così, o sbaglio? Ah, io sono partito bene, davanti, però mi hanno ripreso, non ce l'ho fatta. Non ce l'hai fatta, comunque i tuoi rivali ormai li hai visti, sono loro, però io vorrei aggiungere anche dalla gara, ti dirò pure, dalla gara anche Lorenzo Giritus, che comunque è sempre, noi oggi chiamiamo i primi tre. Vediamo in gara 2 come va a finire, se sarete ancora voi su queste vostre poltrone. Intanto ringrazio anche Eli. Eli, che c'è? Niente. Dai, allora, è un po' così per cominciare. Spero che sia una bella sorpresa un po' per tutti. Ci vediamo eventualmente in gara 2 o chi sarà al vostro posto in gara 2. Andate a riposarvi, io vado a seguire il trofeo Challenge Mobster. Ok, allora, trofeo Mobster, appena concluso, Paolo Rolli, vince lui, seguito da Luca Tassinari e Massimo Pieroni. E vedi che prima o poi vi imparo tutti in memoria. Allora Paolo, la tua gara, raccontaci la tua gara. Asser, non mi sento. Allora, ho fatto una brutta partenza, però avevo un passo buono già dalle qualifiche, mi sono attaccato a Massimo, che anche lui aveva un buon passo, e quando ho trovato il momento giusto mi sono infilato, ho cercato di imporre un ritmo buono, sostenuto, e sono riuscito a vincere. Bella gara. Bella gara. Ora gara 1 per Paolo Rolli, mentre dietro la battaglia aperta anche tra Pieroni e Tassinari. Allora, avanti, sparaci la tua, Luca, che sicuramente ce l'hai. Infatti, sei ancora abbastanza stordito. È il karaoke questo, sì. Dai, canzone, se no. Fai bravo, che devo andare a commentare. Allora, niente, grande gara, sono partito sesto, sono arrivato secondo, avevamo tutti i problemi di gomma. E quindi era un po' alla sorte, gli ultimi giri erano proprio... Diciamo che Rolli rimane la lepre, giusto? Sì, per il momento sì, poi lo uccideremo e via. Comunque si mangia, certo. Ottima la tua gara, una volta sera non ti riesco a beccare. Taglia Massimo Pieroni, che è per tutti, non lo dico più. Però è Picciardi, eccolo là. Buongiorno. Buongiorno, ho chiamato per una stagione, una gara intera Picciardi, Massimo Pieroni. Una gara. Allora Massimo, la tua gara nei confronti di Tassinari e Rolli. La mia gara è partita benissimo, perché ho fatto i primi 4-5 giri davanti. Tieni vicino. Poi ho sbagliato l'ultimo curvone e il signorino laggiù mi ha passato. E poi avevo lui dietro e nel curvone dopo il rettilineo mi si è chiuso davanti, anzi è andata bene, no? che non è andato in terra. Un terzo posto buono, gara 2 ci proviamo ancora. Ok, allora innanzitutto è partita la gara del 18 cavalli e minimo tar amatori con Rolli, Tassinari e Pieroni, li vedremo in gara 2. Intanto noi andiamo a seguire la prossima gara e aspettiamo i primi tre. Via, andiamo ragazzi! Alla fila di Gianluca, allora Fabio Carrer, manca Simone Veronese.
Attacca la mia voce. C'è? Ok. Simone, vieni, vieni pure, e lo so, adesso mi lascio andare. Allora, abbiamo... Benissimo, allora, prego Simone, complimenti, bravissimo. Allora Gianluca, te il microfono, tenetelo bene davanti. Allora, categoria 18 cavalli e minimo tarda amatori insieme, ha visto lo spauracchio, lo dico io in questo caso, di Agostino Dati al forfè, all'ultimo giro, all'ultimo, all'ultima tornata, vince nel minimo tarda Agostino Dati, ma quella assoluta. Allora Agostino, raccontaci la tua rifacciamo dopo. Allora riprendiamo dopo, ho sbagliato, stavo dicendo, vince Gianluca Musuruana con il numero 70. Allora Gianluca, raccontaci la tua gara. Niente, sono partito bene, pronti via, mi sono trovato davanti, avevo uno che andava forte, vedevo che scivolava, l'ho attaccato fino alla fine, sono passato, dopo ho spinto, alla fine scivolava tantissimo, ho tenuto duro e alla fine Agostino ma non si stava in piedi, quindi è merito anche a lui perché l'ho visto vicino, io più di così non potevo spingere perché non me lo permetteva la moto, e sono contento, ho vinto, dedico la vittoria alla mia famiglia e via. Allora passiamo al secondo, che è Simone Veronese. Prendimi dal microfono. Non c'è bisogno di urlare. Allora, la tua gara, intanto vediamo che è partita a 20 cavalli, minimo terra agonisti, racconta velocemente. Sì, no, la mia gara è andata benissimo, sono stato contento perché ho fatto delle prove bruttissime, sono scivolato la prima curva, non ho potuto recuperare, quindi ho fatto un tempo brutto. Quarto tempo, e poi anche per fortuna che davanti è capitato un po' di bagarre, un po' di traffico, ho recuperato. Ricordiamo che voi correte con le pit bike 18 cavalli, sì. A differenza di Gianluca che ha che corre con i minimo tasa. Allora grazie Simone. Fabio, a te, raccontaci velocemente la tua gara 1. Sì, beh, molto simile alle loro, nel senso che all'inizio si andava bene, poi è iniziato a scivolare, quindi tutti abbiamo combattuto con lo stare in piedi più che attaccare gli altri. Benissimo, allora innanzitutto io voglio ringraziare invece in questo momento Fabio Sanci Pasticcere, che ieri ha girato comunque anche lui perché si sta preparando per una prossima gara di settimana prossima. A lui chiediamo un commento sicuramente tecnico perché i piloti li conosce e in pista ci va anche lui, quello che hai visto in pista. Ma ho visto in pista sicuramente una bella gara, mi dispiace per Battaglino perché stava andando veramente forte, comunque nei minimo tar, che è la mia categoria, Gianluca ha fatto la differenza, ha partito molto bene. Agostino è stato sfortunato a pochi metri dalla fine a cadere, però è stata una bella battaglia, e anche dietro ho visto che si scannavano parecchio, però ho visto che comunque si scivolava molto perché da fuori sicuramente hai una vista migliore, era una difficile gara. Una difficile gara. Allora vi ringraziamo, noi ci vediamo, non so se con voi, in gara 2. Ciao ragazzi, grazie mille, grazie a Fabio, vi lasciamo andare, andiamo a commentare la 20 cavalli minimo tar agonisti. Ah, eccolo, aspetta. Allora siamo partiti con l'ultima della prima manche, mamma mia che fatica, stop and go, li prendiamo fuori dal circuito, categoria minimo tard agonisti e 20 cavalli pit bike, dove diciamo diamo prima in mano al vincitore assoluto della categoria, che è Angelo Pastorino. Allora Angelo, lo dico io solo per commentare al volo la corsa, mi sembra che vi abbia dato comunque rispetto a tutti i cosi, vi abbia dato un po' lo spazio per riuscire a lottare tra di voi due senza darvi fastidio. Ivan Chilo ha lasciato a loro due combattere. Allora Angelo, la tua gara. Ma è stata difficile e sudata, mi sono molto divertito, è andata bene, ho vinto. E sei contento, vai, via. Contentissimo. Allora, secondo invece passiamo la palla a Fabio. La palla, il gelato a Fabio Paolucci, ci racconti tu la tua gara nei confronti sicuramente diretti di Angelo Pastorino. Vabbè, ho visto fin da subito che era dietro, perciò bisognava spingere, poi mi ha passato, c'erano punti in cui sembrava che lo guadagnavo, punti in cui guadagnava lui,
però alla fine è andata così. Alla fine Angelo Postorino gara 1 l'ha fatta sua, giusto? Sì. Allora Ivan, tu sicuramente hai vinto la gara minimo tardo, però hai visto una gara da dietro, giusto? Devo fare i complimenti a questi due ragazzi, perché io sono partito bene, però alla fine ho detto, ero da solo, ho detto almeno così mi guardo gli altri che fa la gara. Bravissimo. Bravissimi tutti e due, complimenti, bravi. Allora con loro li troviamo, non è detto, vediamo gara 2 perché ahimè le cose possono anche cambiare. Vi aspettiamo con la rubrica Stop and Go gara 2 a partire dalle promo GP e poi dopo a seguire le categorie invece gara 1 di tutti gli altri, le mini moto e poi loro nuovamente. Rubrica Stop and Go, quest'oggi pomeriggio ora andiamo a pranzo. Ciao. Allora, chi è che ci manca? Fabrizio, vieni. Ci siamo partiti, ok, arriva anche Fabrizio. Questo lo lascio allora al vincitore primo. Allora, partiamo con il pomeriggio con la prima batteria della categoria Promo GP. Ragazzi, le immagini non le vedrete, ma chi ha visto la corsa, spettacolo in pista in questa batteria di Promo GP tutta nuova di quest'anno al WLB. Il vincitore lui, Danilo Ciuti. Danilo, raccontaci la tua gara. Beh, è iniziata bene, purtroppo scivolava e ho tribulato con Luca che mi ha fatto fino all'ultimo giro, non mi ha mollato. Però è andato tutto bene, dai, siamo riusciti a passare la bandiera a scacchi per prima. Ok, comunque gara combattuta, tutta. Su tutta fin dall'inizio ho visto grande bagarre tra primi quattro, giustamente, che eravate in quattro, poi Gallazzi si è staccato un attimino, comunque con Luca poi alla fine hai gestito un testa a testa bello, via. Allora, intanto poi dopo ti aspettiamo in gara 2 anche te, per vedere se sarai ancora seduto su quella poltrona o meno. Speriamo. Allora, passiamo al volo, il microfono a Luca. Luca, esperienza nuova, Promo GP, sì. Dopo i primi inghippi del primo periodo, perché bisogna prendere confidenza col mezzo, raccontami oggi la tua gara odierna. Allora, un weekend un po' tecnico, è stato un po' tartaglio, un po', come si può dire, no? Travagliato, che sono stanco. Poi oggi la gara pensavo di far peggio, invece mi sono divertito tanto con Danilo, per fortuna. Partivo ultimo e boh. Mi è andata bene sin dalla partenza. Bene, allora anche con te vediamo se calcherai ancora nuovamente la rubrica Stop and Go che va da qui dalla Cerrina Racing Track, prima di sbagliare perché ho detto park più di un'occasione. Dimmi. Ringrazio Pastorino perché mezza moto è tutta sua. È tutta sua. Allora complimenti a Pastorino. Allora Fabrizio, allora io devo dire una cosa, è la prima volta che ti vedo, giusto? Sì, girare. È la prima gara e devo dire che se cominci a tenere testa a loro, che comunque io non ti ho mai visto, magari giri già. Ah, io ho visto loro una gara, sapevo già cosa facevano. Però ti sei difeso, via. Ci ho provato, ma cioè, vederli combattere davanti ho detto io mi distacco sto dietro. Mantengo il terzo perché devo conoscerli ancora. Devi conoscerli. Attenzione Alberto Gallazzi da dietro perché ha corso tanto con te. Allora, la tua gara l'abbiamo vista un po' di inseguimento su Ciuti e Chiazzolino. Ti aspettiamo anche in gara 2. Io l'unica cosa. Solo volevo ringraziare il mio socio Loris. Loris? È lui che ha fatto il motore che in pratica mi ha permesso questo. Bene, grazie. Allora, grazie a te. Allora, invece il commento tecnico lo chiediamo a Iaco, che è il nostro motorista ufficiale, comunque banconista, lui banca tutte le pit. Ha visto la gara, secondo te, dammi la tua impressione sulla gara delle Promo GP. Ah, una gara bella combattuta, Ciuti insegna a guidare la Mini GP a tutti perché è un manico della Madonna. Bella, cioè, combattuta. Mi è piaciuta, proprio da spettatore mi è piaciuta guardarla. Ok. Complimenti a tutti i ragazzi della Mini GP. Bene. Allora, mentre con Luca, Fabrizio, Danilo e Iaco noi andiamo a seguire perché parte anche la categoria riservata alla Mini Moto. Ci ritroviamo qua alla rubrica Stop and Go appena finito il loro spazio. Ciao. Grazie.